sempre a me la, la parola. Mi piace, mi piace. Allora, partiamo da questa mattinata, insomma, l'importanza di dare sport ai giovani, di restituire lo sport ai giovani, soprattutto con delle strutture adeguate. Beh, sono giornate importanti perché consentono di scambiare riflessioni, quindi conoscere quelle che sono delle criticità, quelle che possono essere delle modalità per innovare il calcio. I giovani rappresentano uno degli asset più importanti del nostro mondo e quindi il poter far riavvicinare i giovani, poter creare tutte le condizioni perché i giovani diventino davvero il fulcro vitale, il cuore pulsante di tutta la nostra attività, credo che sia un motivo di grande opportunità, di riflessione, soprattutto di proposta progettuale che mi auguro possa scaturire da questo incontro. Presidente, per il calcio sono giorni un po' particolari. Le chiedo, da Presidente federale, è preoccupato per la vicenda Juventus? Se ha già fatto un'idea dalla sua prospettiva, magari ci può aiutare a capire qualcosa di più e soprattutto rischia qualcosa di significativo la Juventus adesso? Ma io per un fatto di serietà, di onestà intellettuale, devo sottolineare due aspetti. Il primo, il mondo del calcio vive dei momenti di tensione, non solo in Italia ma credo in tutta Europa e in tutto il mondo, così come ogni settore dell'economia, quindi le criticità sono criticità piuttosto evidenti. Non mi piace l'idea di sanzionare alcune realtà, nel caso specifico la Juventus, prima che venga svolto un processo. Ci sono delle indagini, ci sono delle acquisizioni di atti, la nostra procura è allertata, ha già aperto, non conosciamo l'esito o comunque le condizioni del procedimento della magistratura ordinaria, so che c'è stretto collegamento tra i due rami di giustizia, aspettiamo tutto quello che emergerà nel corso di questo processo molto importante, è sicuramente un momento di riflessione di sistema, ma sottolineo non sanzioniamo i soggetti, non compromettiamo i soggetti prima di svolgere il processo. Ma che il mondo del calcio abbia bisogno di trasparenza non vedo. Il calcio, per quanto mi riguarda, il nuovo corso della nostra giustizia sportiva ha un motivo di grande trasparenza. Vi garantisco che se voi andate a ritroso e verificate tutto quello che è stato fatto negli ultimi 4 anni nel mondo della nostra giustizia sportiva, in quella endofederale, vi renderete conto che c'è stata una vera e propria rivoluzione. Poi se per trasparenza si intende puntare su alcune soggezioni, non fa parte della giustizia. Le soggezioni fanno parte di aspetti emotivi che vanno comunque governati, vanno comunque denunciati nel momento in cui ci sono fatti concreti. Mi riferisco meglio ad un concetto, il concetto delle plusvalenze. Io l'ho sempre detto, c'è una sensazione, ma non c'è un elemento oggettivo che possa dimostrare nell'economia di mercato, non solo nel calcio, se una plusvalenza è reale o fittizia, mancando appunto il momento oggettivo di valutazione. Il popolo, che è quello che muove il pallone, che ama il calcio. Oggi in questi giorni il buono viene disposto, perché quello che i tifosi in tutta Italia pensano è ok, la Juve ha vinto tutti quei trofei per questo. Ora è un messaggio, per degli imbrogli per la quale ma è accusata. Ma vi prego, no, andiamo avanti. Non è una cosa che dico, no, è una cosa che dicono gli appassionati di calcio. Vox Populi, Vox Dei. Sì, vabbè, però. Sì, no, per carità, non dubbio voglio. Almeno, no, questo è Vox vostro, non è Vox Populi. Vox Populi credo che meriti un'altra forma di rispetto. Io ripeto, se vogliamo andare sul linciaggio di piazza, non ci sono problemi. Potete fare quello che volete, però stiamo un po' cauti perché credo che quel tema potrebbe riguardare anche altri soggetti. Presidente, ma come ne esce la reputazione del calcio italiano? In Europa si guarda alla Juve come la squadra più titolata, più vincente, oggi la vedono sotto questi riflettori. Sì, è un motivo di riflessione che siamo in stretto contatto con la UEFA. Anche qui credo che alcune riflessioni, alcuni attacchi, anche qui ritengo piuttosto gratuiti da parte
di chi dovrebbe guardare in casa sua, credo che siano piuttosto fuori luogo. La UEFA è un organismo internazionale che è in stretto contatto con noi, con la nostra federazione. Sottolineo, aspettiamo i procedimenti, aspettiamo i processi e poi trarremo le conclusioni. Presidente, ma la vicenda D'Onofrio unita alla vicenda Juventus, unita alla vicenda della curva interista fatta sbucare a seguito della morte di un capo ultras pregiudicato, è un tsunami per il calcio italiano, proprio nel momento in cui gli altri vanno al mondiale e noi siamo a casa. Come pensate di reagire da un punto di vista comunicativo, al di là che concreto? Che cosa pensate di spiegare? Spieghiamo alla gente che è in atto un processo diverso. Il nostro progetto non è puntare su quella che può essere una vittoria di un campionato europeo o una qualificazione campionata. Il calcio ha altre dimensioni. Come ben sapete, non è la vittoria il risultato finale, è il percorso che porta a quella vittoria. Stiamo lavorando e c'è un atto, un'attività progettuale importante. E credo che quello che deve essere l'obiettivo di una federazione di dirigenti responsabili non è puntare il 100% sul risultato finale. Vince una, tutti gli altri o tutte le altre federazioni non sono registrati. Noi cerchiamo di valorizzare il calcio nella sua dimensione globale. Ci sono delle pecore nere che pagano, vengono espulse. Il calcio ha un dovere in questo momento, che ogni tanto deve scaricare tutte quelle scorie negative che ha all'interno. Ed è quello che stiamo facendo. Ma è preoccupato, Presidente, per la stabilità in generale del sistema calcio, al di là del merito della vicenda della Juventus? Stabilità economica intendo, per il fatto delle plusvalenze, come pratica dico. No, come pratica mi sembra che sia un tema abbastanza rientrato. Non mi preoccupano le plusvalenze, mi preoccupa la conseguenza di eventuali plusvalenze se presentano delle criticità. A me preoccupano i 4 miliardi e 700 milioni di indebitamento di sistema, mi preoccupa una scadenza entro fine anno, nel fine dicembre, per la parte fiscale, per la parte contributiva. Mi preoccupa la sospensione prevista per legge del 2447 che prevede la copertura delle perdite. Tutti i temi che richiedono comunque un approfondimento, tutti i temi che richiedono sì una attenzione da parte degli organi di governo, ma richiede comunque un gesto di grande maturità da parte del sistema calcio. C'è il rischio di un crack. Mi chiedo una cosa sul Napoli invece, che è stata scelta come sede per il match con la Terra, per far ripartire la strada della nazionale. Io credo che Napoli meriti la nazionale e gli azzurri devono meritare e meritano l'entusiasmo di questo popolo napoletano. Io ho avuto modo di vivere questo entusiasmo, di toccarlo con mano. Abbiamo bisogno di questo entusiasmo per centrare un altro obiettivo importante, ma soprattutto per ridare alla città e alimentare in questa città quell'entusiasmo che mi sembra sia tornato di moda, e questo credo che faccia bene al calcio italiano. Presidente, guardando i mondiali, immagino che lei sia dura come un po' per tutti gli italiani, c'è qualche riflessione che le è venuta particolarmente guardando in prospettiva? La riflessione, io ho dei fotogrammi che rivivo, penso come ciascuno di voi, mi viene in mente la partita a Basilea, dove veramente devi vincere 3-0 e poi pareggi 0-0 sbagliando un rigore, mi viene in mente l'Italia-Svizzera a Roma, dove sbaglio un rigore a 2 minuti dalla fine, mi viene in mente un unico tiro in porto della Nord Macedonia, mi viene in mente un campionato europeo straordinario e non siamo stati in grado per diverse ragioni di dare continuità. Evidentemente dovevamo pagare un prezzo molto alto, credo che sia altissimo, mi dispiace per tutto quello che questo ha generato, lo dico all'interno del nostro sistema, lo dico per tanti tifosi che probabilmente avrebbero voluto assistere ad una pagina diversa, di uno sport diverso e meritavano sicuramente un premio ulteriore. Grazie.